Cari amici, mi sto sottoponendo a un vero e proprio esperimento. Ho deciso di seguire minuto per minuto il concertone del 1º maggio. È un esperimento che pochi hanno provato prima di me e quei pochi non sono sopravvissuti. D'altronde è 2 ore che sto sentendo la stessa canzone, cioè la canzone diciamo, che appartiene al genere indie, indipendente, con chitarrine grattugiate, un tipo di musica che direi che era già esaurita alla fine degli anni 90. Non è che le band non siano valide, è che sono indistinguibili una dall'altra. Ma comunque, procediamo. Allora, prima cosa, c'è stata una piccola polemica abbastanza divertente perché il concerto politicamente corretto, più politicamente corretto, del panorama musicale è incappato proprio in una piccola gaffe. Ha invitato solo due donne tra le cantanti, a noi non ce ne frega niente perché noi siamo contrari alle quote rosa, però l'organizzazione ha replicato nella maniera più comica dicendo che questa è la fotografia esatta della musica italiana dove non ci sarebbero donne, a parte, vorremmo dire noi, Giorgia, Emma, Malika Ayane, la Nannini, la Pausini, Annalisa. E mi fermo qua, ma potrei proseguire per mezz'ora, Giorgia, la Mannoia, eccetera, eccetera. Per ora non c'è stata molta politica, i soliti accenni, fascismo, immigrazione, cioè quel genere di cose che piacciono e interessano solo ed esclusivamente al mondo culturale italiano e che ne esauriscono l'agenda, come vedremo al prossimo Salone del Libro di Torino, dove sarà tutto una camicia nera e un giubbotto di salvaggio. I due temi che verranno sviscerati fino alla nausea sono quelli: immigrazione e fascismo. Naturalmente, tutti con lo stesso punto di vista, perché sarebbe un peccato rovinare la festa con idee controcorrente. Comunque, prima del concertone, volevo segnalare, c'è stato comizio di Maurizio Landini, che pure ho seguito interamente, e devo dire, non ho la pretesa che Landini guardi questo video, però se qualcuno lo conosce, per favore gli dica: stai calmo, perché così veramente non si può. Cioè, era lì a rampognare contro il fascismo e si muoveva come Benito Mussolini, o anche peggio. Landini ha detto delle solite boiate sul fascismo che ritorna, le camicie nere, ha fatto la democratica proposta di chiudere Casa Pound, eccetera. Poi ha detto anche delle cose più interessanti alla fine sul precariato, sulla responsabilità sociale delle imprese e così via. Per chiudere però vorrei ricordarvi che c'è anche in corso un altro 1º maggio, però quello di Parigi è molto diverso dal nostro. Noi siamo indie rock e andiamo in piazza a grattugiare le chitarre. Invece là i gilet gialli sono scesi in piazza e hanno fatto ammazzate con la polizia. Non lo so, ci sono 200 fermati, forse è meglio il nostro modo, però boh, c'è una differenza che salta all'occhio. Stasera ci suonano i Big. Spero di potervi fare un eventuale aggiornamento se succede qualcosa di particolare. Altrimenti, nel caso io sopravviva a questa giornata terribile, che mi sono autoinflitto, peraltro, ci vediamo dal Salone del Libro di Torino, dove cercherò di farvi qualche reportage. Ciao!